Ciao e benvenuti in questo video dove parliamo di come eseguire un backup dei vostri preset, dei vostri predefiniti di Lightroom. Questo è l'ultimo di una sequenza di video che potete trovare nei commenti e nel sito Scatta Impara. L'esigenza a volte è quella di eseguire dei backup in modo da passare i nostri predefiniti su un'altra postazione oppure prima di un aggiornamento essere sicuri di mantenere tutti i predefiniti che ci si è costruiti nel tempo in un posto sicuro. I predefiniti sono gestiti, come abbiamo visto, in un modo diverso rispetto al catalogo, quindi sono salvati in un'altra parte. Di per sé i predefiniti sono dei semplici file di testo salvati in una cartella un po' nascosta dentro il sistema operativo nei predefiniti di Adobe. Quello che vi consiglio per eseguire il backup sono due possibili strade. La prima strada è l'ideale per salvare il singolo preset, quindi tasto destro sul preset, esporta. E si aprirà una finestra di dialogo che ci chiede dove salvarlo. L'altra strada è l'inverso dell'importazione, quindi sarà copiare l'intera cartella di tutti i preset ed è appunto l'ideale per un salvataggio completo. Come nel caso dell'importazione, quello che suggerisco è fare tasto destro su un preset, mostrare la cartella in cui è posizionato, andare a un livello superiore e fare appunto un salvataggio. Facciamo prima a vederlo. Eccolo qui il nostro Lightroom. Questi sono i nostri preset. Quindi tasto destro esporta, mi apre la possibilità di salvare il singolo predefinito, esporta predefinito, in una cartella qualsiasi del nostro PC. Oppure tasto destro, mostra in esplora risorse, qui ho la cartella di tutti i preset, posso ad esempio prendere la mia, anche due cartelle di test, invia a cartella compressa, oppure se utilizzate 7-Zip potete aggiungere a un file zip. Questo, come vedete, è un file leggerissimo, 3 kB, perché appunto i preset sono dei file di testo, e potete salvarlo dove preferite, su una chiavetta, mandarlo via mail a un vostro collaboratore. Nel caso in cui voleste ripristinare il preset di cui avete fatto il backup, l'operazione sarà l'inversa, quindi la stessa utilizzata durante la fase di importazione. Quindi da Lightroom dovrete riaprire la cartella dove ci sono tutti i preset e dal vostro file zip che avrete aperto su un'altra cartella ripristinare le cartelle e riavviare Lightroom. Una piccola nota riguardo al tasto destro mostra in esplora risorse, faccio notare che non funziona sui predefiniti di Lightroom, quelli predefiniti già presenti, quindi se non lo vedete la cosa più semplice da fare è creare un nuovo predefinito anche temporaneo dentro il predefinito utente e a quel punto mostra in esplora risorse. Queste sono appunto le due possibilità. Grazie dell'attenzione, ci vediamo su Scatta Impara, cliccate mi piace se il video vi è piaciuto, se avete domande postatele sui commenti e condividete il video ai vostri amici. Ciao!